Aiuti alle imprese contro il caro energia è la richiesta al governo Meloni lanciata da Bari dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Intanto all'esterno del teatro Kurzal del capoluogo il sit-in dei lavoratori Baritech. A San Severo il giorno dei funerali di Maurizio De Girolamo, il 64enne medico del 118 fra le 7 vittime dell'elicottero di Alidaunia precipitato sabato scorso tra le campagne di Apricena. Il quartiere San Paolo di Bari si arricchisce di una casa della neogenitorialità, il nuovo servizio dell'assessorato al welfare in favore di neogenitori e neonati con un'attenzione alle mamme partorienti sole in condizione di fragilità socio-economica. L'informazione dalle province di Bari, Bat e Foggia, ben ritrovati. Apriamo dal capoluogo pugliese il conto dell'energia per la manifattura che passa da 8 a 110 miliardi di euro e la necessità di un intervento shock sul cuneo fiscale da 16 miliardi. Il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, segna l'agenda dell'esecutivo intervenendo questa mattina all'assemblea dell'associazione di Bari e Bat. Sentiamo il servizio di apertura di Antonio Bucci. Dagli annunci che sono stati fatti si presume 4 miliardi in 3 anni. Noi dobbiamo fare un intervento shock. Un intervento di 0, o di pochi punti non serve. Bisogna avere il coraggio di fare un intervento di oltre 5 punti di taglio. Questi famosi 16 miliardi. È l'appello di Carlo Bonomi, numero uno nazionale di Confindustria, dall'Assemblea dell'Associazione degli Industriali di Bari e Bat, rivolgendosi al nuovo governo. Da Viale dell'Astronomia applaudono ad una manovra concentrata sul caro energia, coscienti del tesoretto extragettito ottenuto in eredità dall'esecutivo precedente, ma anche della necessità del taglio al cuneo fiscale e dei tempi stretti, tanto più in vista del nuovo patto di stabilità europeo. Ad ascoltare la DD Team Labriola, a cui va la targa consegnata dai giovani dell'associazione, e che ricorda l'investimento strategico della rete unica sullo sfondo il timore che sia l'autonomia ad ampliare i divari. Abbiamo necessità di solo due cose, lavoro e legalità, sono le uniche due cose che chiede il Sud non vuole cassa integrazione a vita, non vuole aiuti a pioggia, non vuole assistenzialismo, il Sud ha bisogno di lavorare. Abbiamo necessità per le misure pugliesi di avere maggiore concertazione con la Regione, perché quando abbiamo fatto le cose insieme tra Confindustria, sindacati e Regione abbiamo fatto le cose eccezionali. Mi riferisco al titolo secondo Covid. Come si è detto per esempio sui rail, si è detto sull'invio della riforma Cartabia per quanto concerne l'ergastolo ostativo, c'è urgenza e urgenza. Le urgenze vanno affrontate a seconda del grado di complessità. Ci sono urgenze che possono essere risolte in un Consiglio dei Ministri, urgenze come per esempio il caro bolletto e il problema dell'energia, che meritano delle soluzioni più articolate e per questo più credibili. Chi vuole sommare le urgenze e farne un motivo di critica a prescindere nei confronti del governo mi sembra che evidentemente sbagli. Niente fughe in avanti da parte dell'azienda, è un'avvertenza che non si chiude, è finita nelle mani del numero uno di Confindustria Bonomi. Sono i lavoratori di Baritech i cui ammortizzatori sociali scadono proprio alla fine di quest'anno e intanto denunciano gravi scorrettezze ai loro danni. Il nostro punto fermo dall'inizio della vertenza, un po' come per tutte le vertenze, è sempre uno, il tema occupazionale. Non si possono slegare infrastrutture da forza lavoro. Infrastrutture e forza lavoro devono stare insieme, è come dire lo spirito guida quello di tutte le vertenze che noi proviamo a governare. Dal sindacato non hanno alcuna intenzione di fare passi indietro, si sono ritrovati in sit-in per consegnare la loro vertenza nelle mani del numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, a Bari, lavoratori di Baritech. Sono in presidio davanti ai cancelli della società, denunciano un comportamento scorretto e irresponsabile ai loro danni. Niente cassa integrazione per la transizione occupazionale, niente manifestazioni di interessi alternative con la scadenza degli ammortizzatori sociali che incombe. Avevamo avuto delle garanzie e delle promesse rispetto a delle offerte che erano arrivate per rilevare il nostro capannone con presi i lavoratori, 116 ormai. Abbiamo ricevuto dalla parte della nostra azienda
un'opposizione tale che ha compromesso la trattativa con questi acquirenti. Ci sono 116 famiglie serie che hanno volontà di lavorare, vogliono recuperare il proprio posto di lavoro, dandoci a qualsiasi tipologia di lavoro, e sono già disponibili da oggi. Siamo qua a manifestare questa grande negatività che l'azienda ha dimostrato nei confronti di chi ha dato sangue e sudore per loro. È per la disperazione dei lavoratori che vedono la data limite del 31/12/2022, data limite che la Baritec ha detto che da ammortizzatori sociali non intende più pagarli. Conseguenza, loro fino a dicembre sono coperti con gli ammortizzatori, dopodiché scatteranno le lettere di licenziamento. Andiamo a San Severo, adesso nel Foggiano, dove è il giorno dei funerali di Maurizio De Girolamo, il 64enne medico del 118, fra le 7 vittime dell'elicottero di Ali Downi, ha precipitato sabato scorso tra le campagne di Apricena. Antonella Davola. A San Severo è il giorno del dolore e del ricordo. Si sono svolte stamani nella cattedrale Santa Maria Assunta del comune Dauno le esequie del dottor Maurizio De Girolamo, il medico del 118 tra le 7 vittime della tragedia in volo dello scorso 5 novembre nei pressi di Apricena, nel Foggiano. Accanto al dolore della famiglia, tutti i colleghi dell'ASL, i sindaci della provincia e le massime autorità provinciali e regionali, tra le quali il governatore Emiliano, che nelle scorse ore con un decreto ha proclamato il lutto regionale. Non credo che sarebbe felice di vedervi rassegnati. Vi vuole vedere in piena forza ed energia. Adesso tutto quello che va insegnato ve lo ha fissato nella testa con un evento che avremmo voluto tutti evitare, ma la morte ha questa capacità di fissare la vita di chi perdiamo dentro la nostra testa, facendola diventare una guida quotidiana. Maurizio De Girolamo è stato medico nella accezione più bella del termine, non il medico che cura soltanto. Il paziente non era un caso, come si dice nella medicina, ma un interlocutore che ha una sua vicenda personale, ha un suo percorso di vita, forse talvolta travagliato, talvolta periglioso, da cui forse è originata la patologia. Sono molto arrabbiato, davvero sono molto arrabbiato, però non sono arrabbiato con te. Sono arrabbiato perché non mi spiego come sia potuto accadere tutto questo. Ripeto, avrei preferito tutt'altro. Ma anche se dobbiamo prenderne atto, mi dispiace, ma non lo posso accettare. E le indagini sulla tragedia sono affidate ai carabinieri. Queste le dichiarazioni del comandante Michele Miulli ai nostri microfoni. Sentiamo. Comandante, quali sono le informazioni che possiamo condividere con il pubblico? Buongiorno a tutti, posso dire insomma che si è trattato di un intervento particolarmente complesso e laborioso per diverse ragioni. Prima di tutto per la scena su cui abbiamo operato, che era molto ampia e diciamo si è resa complessa anche per la presenza di diversi reperti che abbiamo trovato sul territorio, ed anche perché le condizioni meteo della giornata di sabato in particolare erano particolarmente avverse, tant'è che abbiamo avuto veramente grosse difficoltà anche per raggiungere il luogo del ritrovamento della fusoliera, che era particolarmente impervio e reso anche inaccessibile. Pertanto è per questo insomma che di concerto con la Procura della Repubblica sul posto si è recato il procuratore Vaccaro e il sostituto di turno. Abbiamo convenuto, dopo aver accertato che purtroppo tutti gli occupanti del velivolo purtroppo erano deceduti, di preservare la scena sul luogo, coprendola adeguatamente e soprattutto garantendo anche una sorveglianza per tutto il periodo, di rinviare le operazioni al giorno successivo. Ieri devo dire insomma che le condi meteo fortunatamente erano più favorevoli e quindi abbiamo svolto tutte quelle operazioni tecniche appunto di sopralluogo e repertamento, abbiamo individuato diversi reperti molto importanti che sicuramente potranno consentirci di poter ricostruire l'accaduto e la dinamica insomma degli eventi.
Sequestrati beni per oltre 500.000 euro dai carabinieri del comando provinciale di Bari al boss del clan dello Russo di Terlizzi, condannato a 20 anni di reclusione in primo grado. Sentiamo. Due lussuose ville, un garage, un terreno, due orologi Rolex Data Just e la somma in contanti di 7.500 euro, il tutto per un valore complessivo di 500.000 euro, e quanto hanno sequestrato i carabinieri del comando provinciale di Bari con un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca richiesto dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo a carico di Paolo Ficco, indagato per aver promosso e diretto un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante su Terlizzi e zone limitrofe, con la aggravante di aver agevolato il clan Conte operante a Bitonto. La DDA e il nucleo investigativo dei carabinieri hanno ricostruito sia la carriera criminale dell'uomo sia gli introiti dell'intero nucleo familiare, fornendo un corposo quadro indiziario sulla provenienza della sua ricchezza accumulata negli ultimi 20 anni e che costituirebbe il compendio del traffico di droga. Secondo l'impostazione accusatoria, l'associazione avrebbe gestito in modo monopolistico la piazza di spaccio di Terlizzi e per tali reati Ficco, ritenuto al vertice del clan dello Russo, è stato recentemente condannato in primo grado a 20 anni di reclusione. Amara scoperta questa mattina nel presidio territoriale di assistenza di Bitonto, nel Barese, dove nella notte ignoti hanno fatto irruzione all'interno degli uffici dell'assistenza domiciliare integrata e hanno portato via un hard disk esterno, da un computer, un monitor e da una bacheca. Hanno sottratto anche le chiavi di una Fiat Panda aziendale parcheggiata all'esterno, che è stata poi rubata. I malfattori sarebbero entrati forzando una finestra che affaccia nell'atrio dell'ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato per i rilievi del caso. Invece la ASL di Bat è stata condannata a risarcire una ematologa che perse il lavoro perché era incinta. La dottoressa, che chiese di poter ricoprire incarichi di dirigenza medica prima della scadenza del contratto, ottenne il benestare per il trasferimento di incarico, ma il rinnovo contrattuale non fu formalizzato nonostante la firma. Il ricorso della donna, presentato nel 2019, ha dato i suoi frutti 3 anni più tardi. L'azienda sanitaria della sesta provincia pugliese ora dovrà risarcire con un corrispettivo economico pari agli stipendi che avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente prorogato, oltre a 3.000 euro di risarcimento per danno morale. Il quartiere San Paolo di Bari invece si arricchisce di una casa della neogenitorialità, il nuovo servizio dell'assessorato al welfare. Anche il quartiere San Paolo di Bari ha la sua casa della neogenitorialità. Il progetto promosso dall'assessorato al welfare è in rete con quello del centro servizi per le famiglie territoriale e che offre una serie di interventi sperimentali e gratuiti in favore dei neogenitori o neonati, con un'attenzione specifica alle mamme partorienti sole e in condizione di fragilità socio-economica, in rete con i servizi presenti sul territorio. Nella sede di Via Marche, la novità assoluta del Baby Pit Stop, un servizio ideato nell'ambito della settimana mondiale dell'allattamento promossa da WEBA, World Alliance for Breastfeeding Action. Un servizio aperto all'intera città, la nuova casa della neogenitorialità, un servizio rivolto principalmente a promuovere la natalità e a sostenere le coppie che decidono, che sono nella fase di scelta di avere un figlio, seguirle in questo percorso, seguirle nel percorso di gravidanza, seguire le mamme, seguire i papà e poi post gravidanza sia all'interno dei presidi ospedalieri. Infatti abbiamo avviato come assessorato al welfare una collaborazione proprio con i reparti di ginecologia e ostetricia, sia anche postpartum per prevenire la crisi appunto di postparto, perciò a livello domiciliare e all'interno di questo servizio. Come si comportano i baresi con la raccolta rifiuti? Ecco quanto emerge dall'analisi merceologica effettuata proprio nel capoluogo. Domenico Brandonissio. Per sensibilizzare i cittadini, per informarli, vedete? Come si comportano i baresi con la raccolta differenziata ed il porta a porta? La situazione, tutto sommato positiva, è controllata costantemente e l'importante sarà mantenere sempre un comportamento corretto. Questo è quanto emerge a grandi linee dall'analisi merceologica effettuata nel capoluogo pugliese.
appuntamento davanti al faro del lungomare cittadino. La risposta dei cittadini è molto convincente, nel senso che differenziano in maniera efficace, ma naturalmente chiediamo un ulteriore sforzo per spingere ancora più avanti la raccolta differenziata. Quello che vedete dietro di noi, per noi è una miniera urbana. All'interno dei rifiuti e dell'indifferenziato ancora presente c'è ancora tanta roba riciclabile, la carta, la plastica, i metalli, soprattutto la frazione organica. Ma questi sono dei rifiuti dell'indifferenziata, del non riciclabile della zona del porta a porta. Lì sono, i cittadini sono bravi, però in questi ultimi mesi abbiamo notato che si stanno un pochettino rilassando e quindi vogliamo far vedere anche plasticamente quanti imballaggi buoni e quanto organico finisce all'interno dell'indifferenziato che invece può essere conferito correttamente. Raccolta porta a porta che prosegue di quartiere in quartiere. Prossimo appuntamento nel quarto municipio. Adesso faremo un lavoro insieme ad Amium di pianificazione su tutto il quarto municipio, Carbonara, Ceglie, Loseto, Santa Rita, ma vogliamo aggiungerci anche il quartierino e stiamo pensando anche un pezzettino di Poggiofranco, però questo sarà oggetto, diciamo, tra qualche settimana ne parleremo meglio. Il comune di Barletta invece lancia l'ultimatum alla regione Puglia sul vallone Tittadegna. L'amministrazione Cannito invita il consorzio di bonifica Terre da Puglia a ripulire il canale alla periferia ovest della città entro 10 giorni. Antonio Gargano. Vallone Tittadegna ancora al centro delle polemiche a Barletta. La bonifica del canale alla periferia ovest della città resta oggetto di discussione tra la Regione Puglia e il Comune, con la necessità urgente di assegnare le competenze per la bonifica ed evitare l'imminente disastro ambientale. Dopo lo sciopero della fame di Antonio Binetti, che ha sensibilizzato non soltanto le autorità ma tutta la cittadinanza, gli organi regionali e quelli comunali hanno continuato la battaglia politica. Ultimo colpo assestato è quello dell'amministrazione comunale, che attraverso un'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio ha chiesto al consorzio di bonifica Terre da Puglia di intervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa, per poi inviare testimonianza delle operazioni direttamente al comune di Barletta entro 30 giorni dal termine dell'intervento. Nel caso in cui dovesse venir meno l'ente regionale, gli organi cittadini provvederanno alla pulizia del vallone, richiedendo poi il recupero delle risorse impiegate e procedendo nei confronti del consorzio con notizia di reato alla Procura della Repubblica di Trani. Attesa adesso da parte delle autorità regionali, dopo che la questione sembrava essersi risolta nei giorni scorsi con il sopralluogo e le verifiche della Barsa, l'azienda di servizi ambientali cittadina. Il nuovo ribaltone lascia aperta la partita con la Regione, mentre Barletta resta in pericolo a causa di amianto, plastica e rifiuti speciali nel vallone Tittadegna. Torniamo nel capoluogo perché ogni lunedì al centro diurno comunale Area 51 si tiene un corso in lingua araba per abbattere le barriere e favorire la conoscenza reciproca. E questa è la nuova iniziativa dell'assessorato al welfare del comune. In arabo abbiamo femmine e maschio, quindi diciamo Surirtu bilika iki, significa sto parlando con una femmina. Surirtu bilika ike significa sto parlando con un maschio. Un corso laboratoriale di lingua araba con l'obiettivo di abbattere le barriere linguistiche e supportare lo spirito di condivisione e integrazione all'interno di spazi comuni di confronto e scambio per favorire la conoscenza reciproca, oltre che l'apprendimento della lingua straniera. Area 51, il centro diurno comunale per il contrasto alla povertà estrema di Corso Italia, al quartiere Libertà di Bari, apre le sue porte a tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi all'apprendimento della lingua con un corso tenuto ogni lunedì da esperti del settore. L'iniziativa è finanziata dall'assessorato al welfare e gestita dalla cooperativa CAPS. Il corso sull'arabo ce lo siamo immaginato dalla nostra esperienza, perché noi da tempo facciamo corsi di italiano, di inglese, e li abbiamo sempre immaginati in una maniera laboratoriale, per cui oltre alle skills, quelle proprio linguistiche, ci sono anche impariamo la lingua attraverso canzoni, attraverso poesie, attraverso messe in scena, cioè una forma laboratoriale di imparare la lingua. Noi lo chiamiamo lingua da sopravvivenza, che consente alle persone non solo di sapere la grammatica, ma anche di sapersi muovere nel mondo.
Avvicinarsi alla scienza e alla chimica da bambini, interagire in laboratorio e quanto hanno fatto i ragazzini degli istituti di Iapigia al Didatec di Bari. Piccoli bambini crescono, meglio se in ambito chimico e scientifico. Nell'ambito del progetto Next Land, una classe di scuola elementare si è recata al Dipartimento Dicatec del Politecnico di Bari. Lo scopo? Visitare un laboratorio di microplastiche spiaggiate e andare alla scoperta dei vari processi collegati. Ragazzi dell'istituto del quartiere di Iapigia, inoltre accompagnati anche dall'assessore Paola Romano. Oggi siamo qui, facciamo insieme ad alcuni docenti del Politecnico alcuni laboratori proprio per spiegare l'importanza della plastica ma anche la pericolosità della plastica per l'ambiente marino. Ci auguriamo quindi che i ragazzi sempre più si avvicinino alle materie scientifiche, scelgano di frequentare una facoltà scientifica, soprattutto le ragazze che in percentuale partecipano poco alle attività scientifiche. Poi ci sono tutte tantissime attività che faranno e che stanno già facendo durante tutto il percorso, che permetterà loro di acquisire delle competenze sicuramente diverse in ambiti anche spesso non trattati, insomma, nella scuola media, nella scuola secondaria di primo grado, e comunque darà loro anche la possibilità di vivere, di fare scuola in contesti diversi da quello scolastico. Noi abbiamo voluto spingere con forza verso il mondo delle scuole medie, che al contrario magari già del livello superiore conosce relativamente poco il Politecnico. Un'iniziativa che con carattere di gioco permette ai ragazzi di affrontare il problema dell'inquinamento. E il team I Colleghi ad aggiudicarsi la quarta edizione della maratona digitale Need Next Hackathon in Fiera del Levante a Bari. È stato il team I Colleghi ad aggiudicarsi la quarta edizione di Need Next Hackathon, la prima maratona digitale giunta alla sua quarta edizione dedicata al mercato degli smart buildings, che ha dato opportunità a tantissimi giovani aiutandoli nell'accesso al mondo del lavoro, sostenendo le loro idee imprenditoriali. Nel padiglione Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari, ingegneri, developers, laureati in economia, aspiranti imprenditori e start-upper e curiosi di innovazione e tecnologia provenienti da tutta Italia si sono confrontati e hanno lavorato in team per mettere a punto soluzioni innovative e idee di business. Oltre 70 gli iscritti a Need Next Hackathon, giovani talenti dai 18 ai 25 anni provenienti dalle scuole superiori e dalle università della Puglia, hanno lavorato in 10 team seguiti da 15 coach selezionati. Gli ambiti su cui si sono sfidati i partecipanti sono stati innovazione tecnologica e nuovi modelli di business. Il nostro progetto ha riguardato il problema della ventilazione degli ambienti domestici e uffici, e l'abbiamo, diciamo, trattato aprendo la finestra non in modo tradizionale ma modificando la geometria delle guarnizioni. La particolarità è stato che questo è stato, diciamo, condotto in maniera attraverso dei materiali intelligenti, polimeri elettroattivi, che quindi si prestano ad essere integrati nella domotica. La pagina della cultura e degli spettacoli, primo annuncio per la 19ª edizione del Locus Festival, rassegna musicale internazionale che rappresenta il viaggio in Puglia. Per definizione sarà la città di Trani, in Piazza Duomo, a ospitare la prima data del Locus 2023, il 27 giugno con i Simply Red. Il concerto di Trani sarà la prima tappa italiana del prossimo tour dello storico gruppo inglese, unica data in tutto il sud Italia. E il Locus Festival 2023 continuerà poi il suo percorso in altre location pugliesi tra luglio e agosto prossimi. Una eroina contemporanea, Cassandra, La mia patria fu il vento, il nuovo volume della poetessa barese Stefania Lupelli. Una riflessione su chi è la nuova Cassandra e sul significato delle sue catastrofiche profezie in questo millennio. Si chiama Cassandra, la mia patria fu il vento, il nuovo volume di Stefania Lupelli presentato al Museo Civico di Bari. La poetessa immagina Cassandra come un'eroina contemporanea che vive nell'angoscia e accetta il nichilismo dei nostri tempi come destino, senza intravedere alcuna via d'uscita. Il libro così reinterpreta
reinterpreta il mito della sacerdotessa troiana in chiave moderna. Questo libro è un poema in versi, parla della figura di Cassandra, da cui parte, per parlare un po' dei problemi della società attuale, quindi è attualizzata, parte dal mito ma è attualizzata nella società moderna, quindi la difficoltà di comunicare, la difficoltà di trovare un senso, una direzione alla vita. Mi ha ispirato prima di tutto il fatto che io abbia fatto questi studi classici e quindi abbia conosciuto questi personaggi da cui ho tratto ovviamente ispirazione. Però come dicevo, questi personaggi del mito non sono personaggi che devono rimanere nel mito, sono personaggi che possono essere anche riportati nell'attualità e possono assumere nuovi significati in base appunto alla nostra vita quotidiana. È tutto per questa edizione, dopo la pubblicità le notizie da Taranto, Brindisi e Lecce. A dopo. Rimani connesso, scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.